È finito il countdown alla rovescia, finalmente il Lola è riaperto a Porto Recanati. Non ci resta che entrare dentro e subito cominciare con le immagini splendide di Weekend e dintorni, perché questa stagione della famiglia Ascani è appena partita, quindi siete pronti? Occhio alle immagini. Grande direttore artistico, svelaci quali saranno i segreti del Lola di quest'anno. Allora, grazie davvero a Weekend e dintorni, ci avete sostenuto durante l'estate seguendo il Babalui. Adesso grazie per essere con noi per questa riapertura del Lola. Quindi da questa sera saremo operativi dal venerdì, il sabato e il martedì sera nei nostri tre consueti appuntamenti, oltre poi a tutti i prefestivi durante l'anno e alle feste, quelle più importanti, da Halloween al Carnevale, feste e varie ricorrenze con le quali Lola sposa bene il suo nome, in quanto è il tempio sacro del divertimento puro. Riapre con il Lola anche il Lola Food, che è il ristorante collegato direttamente a Lola, il ristorante che peraltro è aperto tutte le sere. Lola Porto Recanati, siamo sul lungomare di Porto Recanati, uscita autostradale Loreto Porto Recanati, poi direzione Numana Riviera del Conero. Per me è un grande onore avere al microfono Ezio Ascani. Lavoro per far sì che tutti quelli che vengono possano trovarsi bene e essere soddisfatti del prodotto che noi vogliamo dare. Come vedete il prodotto, e ci tengo a dirlo, è diverso, perché non è la classica discoteca, perlomeno per quanto riguarda Lola. Poi le altre nostre strutture si adeguano molto a essere discoteca. Questa però ci tengo a precisare che non lo è una discoteca. Tre motivi per cui le persone dovrebbero venire qui a Lola. Perché è un locale divertente, c'è bella gente, si sta bene. Alex JJM, il vocalist del sabato sera. È tutto quanto curato al millimetro, anche l'aria si muove a tempo giusto, quindi è una cosa spettacolare, anche perché loro sono i professionisti d'eccellenza della discoteca del mondo della notte. E noi adesso cosa facciamo? Dimmelo tu, cosa facciamo? Giriamo. Gira, gira. Il guru indiscusso del mondo della notte, il principe Eugenio Patan. Guarda, sono venuto perché Ezio Ascani mi ha detto: guarda, ci sono anch'io. Allora vengo in onore di Ezio Ascani. Perché gli amici di Weekend dintorni dovrebbero scegliere il Lola? Dovrebbero scegliere il Lola perché comunque è sempre una bella serata a Lola. Luca Paolo Rossi Sartoria, nuova collezione, autunno-inverno. Ma sì, come tutti gli anni comunque presentiamo qualcosa di nuovo, anche perché noi, producendo per grandi brand e per grandi marchi, arriviamo sempre un anno prima. E la cosa mi piace molto, i miei clienti sono abituati a trovare nella mia sartoria quello che magari nelle boutique troveranno il prossimo anno. E facciamo un brindisi a Lola con Luca Paolo Rossi. Tutti uomini, perciò a mia moglie dico di stare tranquilla. Sta per stappare la bottiglia. È stappata da sola, al cameraman. È il compleanno, Di chi? Compleanno! Auguri! Io la prima volta che sono venuto a Lola correva l'anno 1992. Sono 17 anni che sono a Lola, si vede. Però mi diverto come un matto e soprattutto c'è un feeling, perché gli ascani solitamente sono abituati a vedere delle meteore che passano. Noi siamo gli evergreen, gli invecchiati. Comunque Weekend di torni gira! Gira! Buon compleanno, cameraman! E quindi io vorrei concludere questo servizio di Weekend e dintorni all'interno del Lola, salutando la famiglia Ascani e ringraziandola ancora una volta di averci reso partecipe di una situazione così spettacolare, eclettica, meravigliosa, dalla cena al dopo cena. Pedotti, facciamo un invito agli amici di Weekend e dintorni a venire qui a Lola e a seguire Weekend e dintorni. Appunto, il Lola vi aspetta ogni weekend con il totale spettacolo, come hai detto tu, e Weekend e dintorni gira nei vostri weekend, quindi seguiteli.